potresti deludere chi crede in te. Mai e poi mai impedire agli occhi la luce. Ogni istante è un istante da vivere per sorridere. Ogni istante mai.
bella, eh? Siamo di emozione in emozione. L'abbiamo cantata, l'abbiamo gustata, l'abbiamo interiorizzata. Questo era per introdurre adesso la storia che adesso Safira ci racconterà, perché entriamo sulla storia di Chiara, Chiara Luce. Chiara Corbella, Chiara, Petrini. Chiara Corbella. Perché tu dici, vabbè, ma è normale che tu dica sempre Luce, Chiara. Perché Chiara Luce è Badano, è tutta una luce veramente. Poi vedendo gli occhi di Antonello, tutti luminosi, fino adesso abbiamo detto figlio. Diamo un saluto ai nostri amici del cantiere Kairos, che io ho conosciuto peraltro, Marco, sulla storia di Chiara, nel senso che eravamo entrambi come ospiti premiati ad un premio in Calabria, e un premio della solidarietà. E quando io ho finito di raccontare la storia di Chiara, poi loro invece di andare sul palco sono venuti da me e dice: non è possibile, noi due giorni fa abbiamo finito di scrivere una storia su Chiara e adesso tu l'hai raccontata, e poi l'hanno cantata lì per la prima volta, senza neanche gli strumenti così, ma mi sembra che le parole siano, insomma, molto belle. Assolutamente, sempre le famose coincidenze, le trovi spesso su queste coincidenze. Le trovo su delle strade un po' particolari. Sei veramente la donna delle strade dei miracoli, eh? Perché... Allora, Safira. Coincidenze. La storia di Chiara è una storia che tu, tra l'altro, mi avevi detto che ti faceva tanto piacere raccontare qui a Maria Vision, che siamo ad Assisi. Perché è una storia legata moltissimo a questa città e a questa spiritualità francescana. E perché Chiara Corbella Petrillo, per quei pochi che ancora non la conoscono, è una ragazza, anche lei nasce a Roma, in una famiglia benestante, con dei bei genitori, Roberto e Anselma, e il papà manager a livelli molto importanti, e ha fondato anche delle cose che riguardano i viaggi degli universitari, eccetera. E la mamma, molto Maria Anselma, molto credente. Quindi diciamo che dall'inizio, insieme. Ecco, il seme era partito, a differenza della storia che abbiamo raccontato di Dario, e nel caso di Chiara, con sua sorella Elisa, la mamma le aveva proprio da piccoline abituate a questo rapporto con Gesù, le portava con lei alle riunioni del rinnovamento, questo movimento in cui lei era. Quindi Chiara è cresciuta con una familiarità con questo Gesù, con il quale quando sei piccolo parli dei compiti, dell'amichetto che ti piace, della mamma che ti ha fatto arrabbiare, della punizione che hai ricevuto, e poi andando avanti il rapporto diventa adulto con te. Quindi la storia di Chiara è una storia che nasce già con un cuore, come possiamo dire, in cui questo seme, ecco, proprio mi piace questa cosa, questo seme, questo germe del rapporto con la fede, con il Signore, è già da piccola. Quindi lei scrive ogni tanto sul diario, scrive a questo Gesù, eccetera, e cresce. Ad un certo punto, anche qui, ritornano sempre, ma sembra che lo facciamo apposta, ma non no, è apposta. È il filo conduttore. Ci dovete credere che non è apposta. Però ritornano sempre due assi portanti, Assisi e Medjugorje. Io vi dico veramente che non le ho scelte apposta queste cose, cioè io ho scelto le storie. L'ho scelto io. E poi mi sono accorta. L'ho scelto io. Le scelte tu, ma poi anche le altre, Assisi e Medjugorje. Allora Chiara, a un certo punto con sua sorella Elisa, ma questo anche, sai, per il desiderio di fare una cosa un po' più da grandi, quando già era cresciuta, era già all'università, dice, ma facciamo il viaggio così, e degli amici andavano a Medjugorje. E allora loro dicono, sarebbe bello, di qua, di là, parlano con i genitori, la mamma tranquilla, e va a Medjugorje con la sorella. E tutto questo pellegrinaggio. A Medjugorje per lei succede qualcosa di molto, molto concreto, oltre questo incontro con questo Gesù che lei già portava nel cuore, conosce un ragazzo, conosce Enrico. E si prende, diciamo, una bella cotta. Una bella cotta. Che però, siccome Chiara, me l'hanno descritta il papà che mi ha raccontato la storia, poi anche la mamma, è come una persona molto riservata, una ragazza molto solare, molto allegra, però che non è che diceva le cose sue così, ai quattro venti, per cui era molto pudica, no? E quindi quando la sorella dice, però ti piace questo ragazzo, ti piace tanto, lei un po' tende a sviare. E invece
le cose tra Chiara e Enrico vanno avanti e loro si fidanzano per un bel po' di tempo, quindi questa cosa procede, va avanti, si trovano insieme anche su due passioni che ti riguardano, perché se da un lato c'era la fede, che Enrico era una persona già avanti, diciamo, nel cammino, che sicuramente il Signore lo ha già incontrato, l'altra passione è la musica. Perché Enrico scrive le canzoni, suona la chitarra, questa musica pure torna. Quindi tre pilastri, Assisi, Medjugorje e la E musica. la musica. Assisi, Medjugorje e la musica. E anche Chiara ha studiato, ha fatto proprio le cose per benino, no? Perché aveva studiato pianoforte e poi aveva preso il diploma per violino, quindi era molto brava a suonare il violino, quindi si incontrano anche su queste passioni. Che cosa succede? Che a un certo punto, come tante storie, insomma, Chiara che aveva 22 anni all'epoca, Giovanissima. sì, molto giovane, e vanno un po' in crisi, insomma, Enrico alla fine la lascia. Apriti il cielo veramente, lei va in crisi, diventa inconsolabile, insomma, tutto molto normale. Perché vi sto dicendo questo? Per portarvi dentro una L'ordinarietà. normalità che chiunque di noi ha vissuto a quell'età, no? E niente, quindi il papà cerca di consolarla, perché poi, insomma, Roberto è una persona che viaggiava molto, viaggia ancora, ma viaggiava tanto anche per il suo lavoro, no? Con questo CTS che aveva messo in piedi, era tutto un continuo viaggio. E quindi dice, vabbè, quale migliore distrazione di un bel viaggio dall'altra parte del mondo, così tu ti dimenticherai di questo ragazzo, tutto sommato al mondo siamo solo 6 miliardi, qualcun altro ci sarà. E True. Chiara va con tutta la famiglia, no, anche perché poi Roberto è una persona molto concreta, quindi poi appunto con una mentalità formata da manager laico e una mentalità, diciamo, laicale, nel senso che non credente, e era prima, adesso non mi È un'altra permetto. persona adesso, via. E adesso non mi permetto, ma lui mi ha raccontato che Certo. all'epoca non, diciamo, era molto rispettoso, anche perché era rispettoso Chiaro. per tutto di sua moglie e dei suoi interessi, ma se ne stava sulla porta. E quindi la porta a fare questo viaggio all'altra parte del mondo. Non sembrava che Chiara si fosse distratta così tanto, al punto che non si era distratta, che appena torna, tra le varie cose, impicci spicci che si rimette a fare, apre il computer e vede che Enrico è in chat. Non c'erano all'epoca le chat come adesso, che non esisteva WhatsApp, WhatsApp, eccetera. Erano le chat, ti ricordi, del PC, quelle di quando no. Più compariva complicate poi l'omino? erano Sì, anche, erano sì. molto più complicate di adesso, perché Complicate. poi dovevi Bisogna essere andare. fortunati anche di trovarla al momento Esatto. giusto, quindi insomma non era. Tu dovevi andare a cercare, ti dovevi fare i fatti di quell'altro, dovevi Sì. andare sul profilo di quell'altro che era disegnato come Sì, l'omino sì, e sì, sì. vedere che Enrico era Quindi online. una coincidenza anche Era questa. come ai tempi del film, quello. Com'era quel film molto bello americano? Cos'era? C'è posta per te? No, Una cosa del non ci torno. genere, sì, dove c'era tra l'altro Tom Hanks, molto carino, e c'era Meg Ryan all'epoca. E qui quando si apriva la posta è online e tu cominciavi a scrivere. Vedi che Enrico è online e riprende questa conversazione interrotta dai tempi che si erano lasciati. Lui vede che lei è online e trova questa motivazione molto sostanziosa per rivedersi, che è la restituzione dei pesi da ginnastica. La scusa, era una scusa per riavere il contatto. Sai, io mi sono reso conto che ho lasciato i pesi così di qua di là, mi devo allenare. E quindi comincia tutta questa preparazione, a rivedersi. Ma nel frattempo lei aveva, come dire, maturato, e qui entra in gioco Assisi, una serie di riferimenti, tanto cammino fatto con Enrico. Come entra in gioco Assisi? Che loro cominciano a seguire i corsi che si fanno qui, che prima teneva sempre un frate, che possiamo Sì. nominare perché c'è, li fa ancora, che è padre Giovanni Marini, che ha formato generazioni di persone, sia che si sono consacrate sia che si sono sposate, e faceva questi corsi da 500-600 persone giovani a volta, e Chiara ed Enrico erano tra quelli. A un certo punto vanno al corso vocazionale, non si fermano, poi vanno al corso fidanzati. E nell'ambito di questi corsi e di questo peregrinare per Assisi, che amavano molto,
incontrano quello che poi diventerà il loro, diciamo, riferimento spirituale, il loro padre spirituale. Quando c'è questo momento di sofferenza di Chiara, lei tra le altre cose torna qui da Fra Vito a piangere e dire: ma scusa, ma io pensavo che era quello giusto. E poi parla col Signore e dice: ma io, Signore, pensavo che era quello giusto, io avevo pregato e tu mi avevi fatto capire una cosa, però forse io mi sono sbagliata, allora non è lui, insomma tutta questa cosa, sempre però, che credo Marco sia questo, no? Perché la storia di Chiara, a mio modo di vedere, è una storia eccezionale per quello che diciamo tra qualche minuto, ma anche perché è la storia di una persona che ha vissuto sempre una relazione. Cioè lei è vissuta sempre in relazione con il Signore, come da piccola le raccontava: non ho fatto i compiti, oppure li ho fatti, sono stata brava, Gesù grazie. Da grande ha continuato questo dialogo. Quindi io nel libro scrivo questi piccoli racconti perché quando il papà me li ha raccontati mi sembrava importante riportare questo suo stare sempre. Cioè anche dire: ah, ma Gesù, ma io pensavo che era quello giusto e tu me l'hai fatto incontrare, poi ho fatto questo, poi ti ho pregato, poi mi sembrava che mi hai detto sì, poi mi hai detto no. Cioè è proprio come una persona, una relazione. Questa è una delle bellezze di Chiara e secondo me forse è la bellezza che le racchiude poi tutte, perché tutto quello che lei poi sceglie, non so se tu sei d'accordo con me, questa è una mia lettura personale, ma credo che tutto quello che lei poi sceglie, che un po' è contro la natura umana, perché lei ha fatto delle cose che sono come un po' la risalita del salmone, cioè che uno umanamente non farebbe. È vero. E io credo che quello che lei ha scelto insieme ad Enrico e ha fatto insieme ad Enrico, e poi lei ha fatto alla fine da sola, nell'ultimo tratto, penso che siano frutto di questa relazione. Perché non si spiega altrimenti. È vero. E poi voi che seguite ci direte tra poco. Quindi si preparano a questo incontro e Chiara, c'è tutta questa cosa molto bella, comincia, no? Come le ragazze, che mi metto, che non mi metto, come mi pettino, come mi faccio. Alla fine dice: senti, ma io alla fine sarò come sono e basta, è inutile, vado là, faccio la forte, così. Infatti va là e praticamente sbraca. Cioè proprio comincia a piangere davanti a Enrico, cioè nella serie dice: no, io non ti volevo far sapere che so che ho sofferto, no, sto là, sto morta così perché io volevo stare con te di qua di là. E loro piano piano si rifrequenta, perché in realtà anche Enrico era ancora innamorato, si rimettono insieme e questa cosa va avanti e loro decidono per il matrimonio, non prima di aver fatto questa meravigliosa vacanza che Chiara si inventa, che riguarda sempre Assisi. Assisi, è vero, la terra nostra, questa terra straordinaria. Dove siamo, questa terra straordinaria. Allora Chiara, che ci vedeva a lungo, li propone, dice: ah, che bello quest'estate, facciamo una cosa, non abbiamo tanti soldi. Ma in realtà Chiara aveva nel cuore anche di non esporre la relazione sua e di Enrico, così lei ci teneva a non avere dei rapporti prima del matrimonio. Questa era una cosa alla quale lei teneva, poi ognuno la pensa come vuole, però questo era un desiderio suo. E allora, siccome una ragazza molto intelligente ha detto: qui mettiamoci al riparo e cerchiamo di costruire una situazione che almeno non ci metta proprio con le spalle al muro. E quindi gli propone questa bellissima marcia francescana. Questa è la festa del perdono. Che esattamente, alla festa del perdono, quindi tutti i ragazzi, no, che voi avete documentato chissà quante volte, questi giovani che si mettono in cammino giorni e giorni, costava 2 lire e cerca di attirarlo dicendo: vabbè, poi non abbiamo tanti soldi, costa anche poco. E alla fine Enrico accetta. Però il loro rapporto era sempre andato, sai, un po' litigarello, un po' così. Invece loro tornano dalla marcia con la proposta di matrimonio di Enrico e che Chiara aveva accettato. Quindi loro tornano con la comunicazione ai genitori e agli amici. La data del matrimonio. Che loro si sposeranno. Quindi questa è stata una cosa, diciamo, forte, no? Sì. Perché anche Roberto, il papà di Chiara, dice: vabbè, ma in fondo sei giovane. Cioè tutta questa fretta, c'è tempo, insomma. Anzi all'inizio aveva pensato che lei fosse incinta, dice, forse volete far presto perché c'è qualcosa in corso, invece non c'era niente, proprio il loro desiderio e l'hanno fatto in una maniera anche molto matura. E dove si sono sposati? Ad Assisi. Ad Assisi. Si sono ancora sposati ad ancora ad Assisi, a San Pietro. Sì. E
Tra l'altro io ho visto solo le immagini, insomma, un po' del video così, Chiara, veramente, erano tutte e due bellissimi. E Chiara meravigliosa con questo vestito di pizzo, insomma, Chiara una bellissima ragazza. E tra l'altro penso che nel quarto di foto, nell'ottavo di foto del libro, penso che tra le altre foto ho messo anche... Ecco, c'è questa, non so se poi... forse è troppo per Cristian, povero, chiedergli, perché del matrimonio ho messo questa piccola, non lo so Cristian se si può, se si può stringere, e poi c'erano su questa qui del primo piano, ecco. Allora, su questa è Chiara quando già aveva l'occhio bendato dall'altra parte, questa è Chiara prima della malattia, anche qui è prima della malattia alla festa, al matrimonio di amici, e questo invece, questo piccolo, è il matrimonio loro in San Pietro. E mi piaceva farvelo vedere, visto che siamo ad Assisi ed è una cerimonia che c'è stata qui. Ora, tutto questo, mi sono un po' allungata, perché tu mi dici sempre che c'è tutto il tempo, io poi mi prendo tutto il tempo, però mi piaceva, Marco, creare, diciamo, la cornice in cui tutto questo, che poi adesso raccontiamo, riassumendolo, succede. Quindi tutta questa cornice è molto bella, loro si sposano e prendono questo appartamento. In questo appartamento che prendono succede quello che succede normalmente, quando andiamo a vedere gli appartamenti, c'è qualcuno che te lo fa vedere, si comincia a parlare, poi Chiara ed Enrico sono due persone molto care, quindi subito instaurano rapporti molto sì, amichevoli, così, tanto che poi quest'uomo a un certo punto dà a Chiara un biglietto da visita di sua moglie, dice vabbè adesso vi siete sposati, cercate la casa, così se mai ti dovesse servire. Mia moglie è ginecologa, si chiama Daniela, così, se ti dovesse servire, ecco qua. E finisce così e loro cominciano la loro strada. E dopo un po' Anselma e Roberto festeggiano i loro 30 anni di matrimonio e questa notizia poi, diciamo, si rischiara perché Chiara resta incinta dopo poco. Gioia immensa. E va a fare la prima visita con Enrico, tutto bene, va a fare la seconda visita ed Enrico era fuori, va a fare la seconda visita e va proprio, si era rivolta a quella ginecologa che poi diventerà una cara amica di Chiara ed Enrico, e che aveva conosciuto tramite la persona che gli ha fatto vedere l'appartamento. E così va da Daniela e comincia a vedere che, insomma, in questa visita il volto di Daniela comincia a cambiare. Quindi la dottoressa era lì, che faceva l'ecografia, diceva qualcosa che... Non torna. No, non torna. E quel qualcosa che non torna si capisce che è già una cosa seria. Per il feto comincia a essere una cosa seria, perché lei era già avanti con la gravidanza. E quindi si comincia a vedere che ha un'anomalia, nel senso che un'anencefalia non si sviluppa in una maniera normale, la testa, quindi il cranio, eccetera. Chiara era sola e doveva dirlo ad Enrico. Tenete presente che quelli sono i casi in cui, anche come nel caso di Chiara ed Enrico, persone molto credenti, la Chiesa dice... Sì. Che si può interrompere la gravidanza perché sono proprio, è incompatibile con la vita, cioè strutturalmente incompatibile con la vita, non è che sei tu che decidi di non farlo vivere, è una situazione che è incompatibile con la vita, cioè magari nasce e vive un minuto, sì. Ma non può vivere perché non ha le funzioni. Quindi Chiara passa questa nottata senza Enrico, terribile, a decidere così. Poi trova il modo di dirglielo e dice che Maria Grazia Letizia, come volevano chiamarla, aveva dei problemi, che consigliavano di interrompere la gravidanza, ma insieme ad Enrico loro decidono di non interromperla e decidono di accompagnare questa figlia fino al punto in cui quel signore in cui tutti e due credevano e gliel'avrebbe lasciata.
Da lì comincia la famosa storia nella storia, perché non è solo un fatto che succede. Voi immaginate una giovane coppia che aspetta il loro primo figlio, la loro prima figlia, e la gioia così tramutarsi in questa angoscia. Umanamente è un'angoscia, Marco, perché sennò ovviamente veramente sembra che raccontiamo le favole. Cioè, umanamente è un'angoscia. Tu passi dalla gioia, dal corredino, dalla cameretta, eccetera, a sapere che porti in grembo una bambina che è morta. Cioè, tu porti in grembo una vita che già sai che morirà. Cerchiamo di pensare, cioè, la famosa storia nella storia in questo caso è proprio il cuore di Chiara ed Enrico. Quanta strada dentro di loro ogni istante della giornata si deve fare per dire vabbè, perché Chiara cominciava a sentire i calci di Maria Grazia Letizia Chiara nella sua pancia, eccetera, e sapere che questa bimba non avrà vita e decidono di portarla avanti. E succede questa cosa anche che un po' sembra quasi una cosa un po' beffarda, no? Siccome questa malattia del feto portava ad un ingrandimento strano della pancia, cioè sembrava come se Chiara avesse tre gemelli in pancia. Quindi le persone dicevano le classiche frasi fatte: ah, ma forse sono gemelli, ma che bello, vabbè, basta che c'è la salute, la famosa frase, basta che c'è la salute. Che non c'era. E loro lo dicono ai loro amici e già, sai come succede, diciamo, no? Ragazzi, perché tutti giovani, qualcuno che comincia a storcere, vabbè, ma perché devi portare avanti la gravidanza? Cioè, ti hanno detto che tanto è come fosse già morta, così. Vabbè, però fin là le cose, diciamo, reggono. Cioè, non si vede quello sconvolgimento che si vedrà dopo. Loro portano avanti la gravidanza con questo stato d'animo. Quindi lo dicono ai genitori, eccetera, eccetera, condividono questa cosa. Arriva a nascere Maria Grazia Letizia e vive pochissimo, talmente che vive pochissimo che loro avevano già allertato il loro padre spirituale ad andare in ospedale per il parto, perché riesce a terminare tutta la gravidanza. Riescono a farla nascere e quando arriva il sacerdote la fanno subito battezzare, lì dove è nata, cioè Chiara era ancora proprio partoriente, nel senso proprio appena presa. La lavano e la battezzano. Ed è per questo che ha senso la famosa frase: siamo nati e non moriremo mai più. Perché Chiara diceva: è nata. E non morirà mai più. È stata battezzata, quindi è nata in Cristo, non potrà morire mai più. Perché a lui è stata affidata e non potrà morire mai più. Però sulla terra Maria Grazia Letizia muore dopo pochissimo dal battesimo, quindi proprio una manciata, neanche di ore al plurale, ma proprio una manciata di tempo. Chiara racconterà dopo che quando ha tenuto in braccio sua figlia, quello è stato il giorno più bello della sua vita, e che non importava il tempo, ma importava il fatto che era sua figlia, era sua mamma, e quindi poi l'ha accompagnata. Tre giorni dopo, la storia di Chiara è sempre tremenda da raccontare senza commuoversi, e tre giorni dopo i due genitori musicisti accompagnano la loro prima figlia al funerale con questa baretta bianca, lei suona il violino ed Enrico suona la sua chitarra e canta. Quindi già lì si capisce che c'è qualcosa, Marco, che francamente, umanamente, non è ordinario. No, cioè, io penso che chi ci sta ascoltando dice, vabbè, cioè, aspettate un attimo. E loro l'accompagnano con questo misto, perché non dobbiamo, ripeto, raccontare le favole, con questo misto di dolore immenso e di fiducia altrettanto immensa. Quindi chi va lì già comincia a vedere una scena strana, due genitori che hanno perso una bambina, in quel modo l'hanno accompagnata fino alla fine, non hanno interrotto la gravidanza e suonano e cantano al suo funerale. Si chiude questo, chiamiamo questo momento, che loro si porteranno nel cuore per sempre, come ogni genitore che vive un'esperienza terribile, penso un dolore più grande credo nella vita non c'è. E però loro piano piano si riprendono, soprattutto non abbandonano mai questa relazione.
Ed è questa la cosa speciale di Chiara ed Enrico. Cioè, se Chiara davvero, perché è stato aperto il processo un anno e mezzo fa, il 21 settembre del 2018 la Chiesa ha aperto il processo per Chiara, se ha aperto il processo per Chiara e credo perché abbia visto questa relazione. Cioè, la santità credo che alla fine significa essere in relazione con l'unico che è santo. E loro non perdono mai questa relazione, però la storia va avanti, loro sono sempre sposati, continuano la loro vita e finalmente arriva un'altra bella notizia, che Chiara aspetta un altro bimbo. Chiaramente era passato dei mesi e loro però ci riprovano. Anche questo secondo bambino ha dei problemi. E questa volta non se ne accorgono subito, se ne accorgono dopo un po', e anche questa cosa che ha Davide Giovanni, così lo chiameranno, non è compatibile con la vita. Quindi Chiara ed Enrico rivivono l'esperienza di Chiara proprio nella carne, avere in grembo un bimbo che sai... Per la seconda volta. Per la seconda volta che non vivrà. E... Enrico non lo vive nella carne ma nello spirito, penso sia un dolore che solo lui potrebbe raccontare, quindi io non mi azzardo a farlo. Tanto che questa cosa poi aveva anche suscitato, per esempio, in persone come Roberto, no? Il papà l'ha raccontato lui, quindi posso raccontarlo, ha permesso che lo scrivessi, certo. Quindi lo posso raccontare. Ha anche suscitato una certa cosa come per dire, vabbè, però cioè, oggi la scienza, perché parliamo dell'altro ieri, no? Chiara è morta nel 2012, la scienza ci permette anche di avere degli strumenti, cioè fate, che ne so, per esempio il test genetico incrociato, no? L'esame del DNA incrociato ti fa capire se tu hai rapporti con un'altra persona oppure se tu ti sei sposato con una persona, se dalla vostra unione ci possono essere dei problemi. Però Chiara, per fare contento il papà, aveva fatto tutte le cose, ma lei sapeva che non c'era niente. Infatti non c'era niente, non c'era nulla. Cioè loro non avevano nulla affinché fosse successa una cosa che è già così rara una volta, ma a loro due volte. E si ripete la storia di Maria Grazia Letizia, si ripete con Davide e Giovanni. Decidono di accompagnarlo fino alla fine. Davide e Giovanni nasce. Vive anche lì proprio una manciata di minuti, proprio non arrivano a essere più di 3 ore. Viene battezzato in ospedale. E di nuovo Chiara, ora pensate le donne che ci state guardando, come chi avete partorito, ci si sente dopo il parto, cioè tu sei ancora proprio, no, proprio fisicamente squassato dal parto. E lei dopo 2 giorni dal parto di nuovo si rialza per il funerale di Davide e Giovanni. E di nuovo tutti e due suonano e cantano al matrimonio. Al funerale. Al funerale, scusate. E... gli amici cominciano a dire, ma questi sono un po' strani però. Sono un po' strani e sono pure un po' sfortunati però. Perché questo famoso signore di cui loro si riempiono la bocca perché erano persone che andavano ai corsi e poi dopo che hanno finito quello dei fidanzati, da sposati hanno fatto 10 comandamenti e suonavano in chiesa e Chiara era proprio appunto vicino in tutto, ma anche Enrico. Alla chiesa, alla loro parrocchia, avevano amici nella parrocchia, dicevano questi sono un po' strani, sono pure un po' sfortunati. Al che cominciano a fare questi famosi esami che Roberto diceva adesso vedete affinché non riaccada più, eccetera, eccetera, e non c'era nulla, nulla di nulla, e arriva finalmente dopo un po' di mesi una notizia meravigliosa di nuovo. Chiara è incinta. Per la terza volta. Per la terza volta, va tutto bene. E loro cominciano a pensare in cuor loro che quello doveva essere un po' il figlio della promessa. Cioè, è attraversato queste croci, adesso però... E infatti va tutto bene. Allora vedono che è maschio e decidono di chiamarlo per Assisi Francesco. E Francesco così comincia ad avere la sua vita nella pancia, Chiara ha soltanto 28 anni, bella come il sole, tutto va bene,
finché un giorno comincio a sentire un fastidio sulla lingua e pensava che fosse una bolla. Un altro giorno sente sempre questo stesso fastidio alla lingua e dice ad Enrico, dice, ma guarda un po' che cosa c'ho, non ho capito se mi sono tagliata col dente, mi sono capita di mordersi la lingua. E Enrico vede, effettivamente vede che c'era una bolla, un po' così. Dicevo, vabbè, vado a farmi vedere. E Francesco aveva già nella pancia di Chiara quasi 4 mesi e mezzo, quindi già insomma abbondanti, la gravidanza era andata avanti, sai, nelle ecografie quando si vede già la forma, tutto quanto. E va a farsi questa visita e la diagnosi è molto brutta. Perché Chiara capisce che praticamente i medici le dicono che è un male brutto, che va curato e che probabilmente a un certo punto andrà operato. Però Chiara decide di fare tutte, questo mi ha raccomandato sempre il suo papà di dirlo, perché Chiara non ha rifuggito le cure dei medici, ha fatto tutto quello che le hanno detto i medici, ha solo posticipato di fare le cure che le sono state raccomandate, ma che Certo. avrebbero leso la vita di Francesco, che era Francesco. nella sua pancia. Ha detto quelle le farò dopo. Tutto quello che posso fare prima lo faccio, ma quello che fa male a Francesco Non lo lo faccio faccio più. dopo, ora non lo faccio. Quindi chiaramente ha messo prima Francesco. Però questa era una malattia parecchio brutta. Francesco nasce un bambino bellissimo, sano, quindi Chiara ed Enrico sono un'altra volta felicissimi da una parte e addoloratissimi dall'altra, perché adesso tocca a Chiara. Cioè, Chiara partorisce Francesco, che finalmente era quel figlio così atteso, desiderato Desiderato. dopo due dolori immensi, e adesso tocca a lei. Quindi si deve operare, fanno l'esame istologico, la diagnosi è molto brutta, molto brutta, e si capisce insomma che c'è una cosa che mette a repentaglio la vita e il tempo della vita lo rende molto breve. Quindi comincia a, come si può dire? Non lo so neanche come dirlo. Cominciò un altro calvario per Chiara in qualche modo. Comincia un altro calvario, però sono sicura che se lei fosse qua mi rimprovererebbe Ci perché ci riprovererebbe. rimprovererebbe perché comincia un altro percorso che Chiara decide di affrontare sempre con il Signore. Un'altra storia nella storia. Un'altra storia nella storia. Il papà mi ha raccontato, perché gli ha raccontato Chiara, che lei passa. E questo l'ha raccontato anche in un video che potete trovare su YouTube se mettete Chiara Corbella Petrillo, oppure nel suo sito, che è proprio ufficiale dedicato a lei. C'è un video in cui lei racconta, e guarda caso lo racconta a Medjugorje, ora ti dico come lei arriva a Medjugorje. Lei racconta, dice: io le prime 5 notti dopo questa diagnosi mi sembrava di impazzire. Proprio di impazzire, e allora ha cominciato a parlare col Signore e gli ha detto: ma Signore, cioè, se questo che mi sta succedendo è una cosa che stai permettendo tu, è un progetto tuo, è un disegno tuo, allora se questa è una grazia tua, tu mi devi dare la grazia di vivere questa che tu mi stai presentando come una grazia. Se è una grazia, tu mi devi dare la grazia per viverla, perché altrimenti io impazzisco. Perché tu, voi immaginate una persona che si trova in una situazione del genere. E piano piano lei ha raccontato in questo video, che ora vi dico perché l'ha girato a Medjugorje, come il suo cuore piano piano sia stato da dentro cambiato, accompagnato, il Trasformato. suo e quello di Enrico. Anche lì si sono affidati, hanno deciso di vivere giorno per giorno. Nel frattempo questa storia si era saputa. Nel frattempo tanti amici li avevano proprio abbandonati, perché dice: voi prima Maria Grazia Letizia, poi Davide Giovanni e non c'era niente. Poi adesso finalmente Francesco tutto bene, e però si ammala Chiara, ma non è che a stare vicino a voi è veramente come il virus, mo abbiamo il problema del coronavirus, ma come un virus, cioè c'è qualcosa che lo mischiate anche agli altri. Cioè, tanti si sono proprio allontanati.
Dolore sul dolore. Dolore sul dolore, loro si sono accorti anche che, però tanti si sono allontanati, ma tanti sono arrivati a pregare con loro. È nato un gruppo, andavano a pregare il rosario con Chiara, per Chiara. E la cosa che era stupefacente è che Chiara chiedeva sempre, quando toccava a lei il giro, no? Di fare le intenzioni, chiedeva sempre cose piccole, cioè anche cose che riguardavano da adesso fino all'ora di cena, come se fosse, no? Diceva, beh, io mi auguro che stasera Francesco possa dormire sereno, oppure, che ne so, possano rimettere il latte del biberon. E questo dalla dimensione di quando lei si è, di quanto lei si fosse proprio insieme con Enrico radicata sul presente, cioè questo minuto, questo momento, questo giorno che il Signore ci dà. E da lì è nata la famosa, chiamiamola teoria, che poi non era teoria, lei l'ha sperimentata nella sua carne, le famose 3P, i piccoli passi possibili. Cioè, cosa posso fare? Un piccolo passo possibile. Cioè, non è che posso fare, perché lei aveva capito che non avrebbe potuto, come nessuno di noi, aggiungere un'ora alla sua vita. Cosa posso fare? Un piccolo passo possibile. Ora, in questo momento, come io e te. Ora. E quindi comincia questa cosa. Ma perché entra in scena Medjugorje? Perché quando già diverse persone avevano saputo di questo, avevano cominciato a pregare con lei, sacerdoti, e, insomma, si era creata una bella, un bel gruppo intorno a Chiara. E suo papà, quello che era specialista, era organizzare viaggi, insomma, un manager che si occupava di questo per tante persone. Quando si è pensato di fare questo pellegrinaggio a Medjugorje, alla quale Chiara era legata anche perché lì si erano conosciuti lei ed Enrico, e aveva espresso il desiderio di tornare, quando ha cominciato a dire, ah, ma vorrei andare a Medjugorje, tutti quanti, vengo anch'io, alla fine sei Roberto si è trovato a organizzare questo viaggio, a prendere un aereo di 180 posti, peccato però che poi non bastavano, quindi pure a escludere le persone, perché sono venuti in tanti a pregare con lei e per lei. Nessuno di noi sa fino in fondo se lei abbia chiesto o no per sé la grazia. Quello che ha raccontato in questo video che ha girato a Medjugorje con Enrico. Si vede Chiara in questa foto che ho messo con la benda, la maglia a righe, che poi è diventata una foto molto che va molto in virale. Giro, sì, quasi virale. E lei ed Enrico raccontavano questa storia in uno, diciamo, delle pensioni di Medjugorje. Erano saliti sulla collina e Chiara ha chiesto ad Enrico una domanda, insomma, mi commuove ogni volta, che questa ragazza sapeva di avere veramente i giorni contati a quel punto quando è andata a Medjugorje. Tutti hanno chiesto la grazia, il miracolo per lei, compresa sua mamma Anselma, che ci ha creduto fino alla fine, alla fine, alla fine. Anselma era convinta che il Signore a un certo punto avrebbe fatto così e Chiara guariva. E lei che cosa fa? Chiara a un certo punto dice a Enrico, ma se il Signore ti chiedesse adesso, ci chiedesse adesso, per 10 anime, per guadagnare 10 anime, offri tutto questo. Se per guadagnare 5 anime, offri tutto questo, cioè una domanda che impensabile. È impensabile, per questo torniamo a quello che ci dicevamo prima. Cioè, Chiara era lei insieme a qualcun altro con la Q maiuscola, questa è la particolarità, e sarà la sua santità, perché tanto prima o poi diventerà, e penso anche quella di Enrico, che però ha ancora il suo cammino qui, Enrico è con noi, sta bene con Francesco, quindi ha ancora tutta la sua storia da scrivere. E tornano da Medjugorje, dove tutti hanno chiesto la grazia per lei. Lei gira questo video consapevole che forse sarà il suo ultimo, perché Chiara era stata, anche se voi vedete il video, lei parla un pochino male, perché l'ultima operazione le avevano asportato proprio un pezzo della lingua, Marco, no? Hai visto? Sì, sì, sì. Quindi lei parlava con difficoltà. Esatto, anche con difficoltà, quindi nel video vedrete questo,
perché lei era stato tolto già, ma non è bastato perché già era andato tutto in circolo. E quindi Francesco compie un anno, Chiara lascia tutto scritto, cioè lascia i post-it sul biberon di Francesco, tipo dare il latte a quest'ora, Francesco ha questa abitudine, riscaldare, così. Francesco compie un anno, fanno la festa, fanno una bella festa e dopo pochissimi giorni Chiara muore. Il 13 giugno del 2012 lascia la terra. I suoi funerali sono una cosa sconvolgente, perché arrivano 2.000-2.500 persone. Ora a Roma 2.000-2.500 persone a un funerale, Marco, cioè o le vede un personaggio che magari, che ne so, c'è una rappresentanza, non so come è successo, per esempio mi viene in mente per Fabrizio Frizzi, no? Ho pensato anch'io lo stesso. Hai pensato anche tu a Fabrizio, che le persone sono toccate, lo sentono vicino, però è anche una persona che ha una popolarità, un personaggio pubblico diverso, che addirittura faceva una trasmissione sulla televisione di Stato. Chiara, tutto sommato, una ragazza normale, vorrei dire anche sconosciuta, però piano piano questa cosa si era diffusa, e si era diffuso il fatto che le persone andavano lì da lei a pregare per lei sulla carta con il cuore affaticato, in realtà se ne tornavano alleggeriti, ed è quello che racconteranno i suoi due cari amici che hanno scritto poi il primo libro Siamo Nati e Non Moriremo Più, Simone e Cristiana, che due carissimi amici che hanno conosciuto sempre qui ad Assisi, ai famosi corsi. E loro hanno scritto il primo libro e racconteranno proprio questa cosa. Dice, ma come mai che tu andavi in una casa dove avresti dovuto respirare tutta l'angoscia del mondo, sentire veramente l'odore della morte, e te ne tornavi che sembrava che eri alleggerito dai tuoi problemi. Piano piano si vede che questa cosa si era diffusa. Anche persone che hanno fatto i 10 comandamenti con loro, dove Chiara è andata fino alla fine. E Chiara ha lasciato la terra, però l'ha lasciata in una maniera tale che evidentemente la sua fama proprio nel senso bello del termine, si era già sparsa, perché lei aveva cominciato a dire queste cose che profumavano evidentemente della presenza del Signore, tipo se tu vuoi mi guarisci. Che cosa ti serve di più, disse a Međugorje, Signore, sulla collina di Međugorje, disse, cosa ti serve di più? Una giovane mamma guarita che potrà crescere il suo figlio o una giovane mamma che muore felice per te? Su questo penso che... Su questo credo che si apre davvero un mistero anche all'interno di quello che succede all'interno di una persona come Chiara, che fa un percorso, che ha un rapporto intimo, come hai detto, con il Signore, sin dai primi amori con suo marito, no? Ci si confida, no? E che poi questa è stata un'evoluzione che nella via crucis, con le croci, con le grandi croci che la vita gli ha fatto risparmiare, lei le ha vissute sempre con questo rapporto con il Signore, arrivando fino a fare una preghiera di questo tipo a Međugorje. Io volevo chiudere, se tu me lo permetti, solo, e poi davvero chiudiamo, perché noi sempre prendiamo tutto il tempo del mondo, solo vi volevo leggere, se riesco a non piangere, perché in genere questa è una cosa che... L'ultima parte della lettera che Chiara... ed Enrico hanno scritto a Francesco per il suo primo compleanno, quando Chiara sapeva che da lì a pochi giorni li avrebbe lasciati. E l'ultima parte parla proprio di Assisi. Io cerco di fare un po' a volo d'angelo, perché è una paginetta, perché la lettera sono due pagine, a me hanno dato proprio la versione, quella integrale, e vi leggo solo qualche frase. Non scoraggiarti mai, figlio mio. Dio non ti toglie nulla, se toglie è solo perché vuole donarti tanto di più. Grazie a Maria e Davide, noi ci siamo innamorati di più della vita eterna ed abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto,
ma per donarci un cuore più grande ed aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Ad Assisi mi ero innamorata della gioia dei frati e delle suore che vivevano credendo alla provvidenza. E allora ho chiesto anche io al Signore la grazia di chiedere a questa provvidenza di cui loro mi parlavano, di credere a questo Padre che non ti fa mancare niente, a camminare credendo a questa promessa. Ci siamo sposati senza niente, mettendo però Dio al primo posto e credendo all'amore che ci chiedeva questo grande passo. Non siamo mai rimasti delusi, abbiamo sempre avuto una casa e tanto di più di quello che ci occorreva. Tu ti chiami Francesco proprio perché San Francesco ci ha cambiato la vita e speriamo che possa essere un esempio anche per te. È bello avere degli esempi di vita che ti ricordano che si può pretendere il massimo della felicità già qui sulla terra, con Dio come guida. Sappiamo che sei speciale, che hai una missione grande, il Signore ti ha voluto da sempre, ti mostrerà la strada da seguire, se gli aprirà il cuore. Io penso che su questo c'è poco altro da aggiungere, Safire. Non aggiungiamo proprio niente, lasciamo far penetrare questa ultima lettura che abbiamo fatto su Chiara, perché c'è tutto. Abbiamo ascoltato due storie straordinarie, anzi siamo partiti dalla beatificazione di Carlo, dalla comunicazione della beatificazione di Carlo, la storia di Dario, adesso Chiara. Credo che in questo lungo sabato straordinario che con Safiria, grazie alla sua presenza, abbiamo vissuto e abbiamo avuto la grazia di vivere insieme, e spero anche a casa abbiate vissuto questo momento così bello che partiva da Cutis per chiudere con E Chiara. poi è un augurio anche per Chiara, no? Ora il nodo alla gola è sceso. È un augurio anche per Chiara, il fatto che è successo oggi di È Carlo, vero? l'ufficializzazione della beatificazione È di vero. Carlo, visto che è stato aperto nel 21 settembre 2018 il processo dalla diocesi di Roma con Monsignor De Donatis per Chiara Corbella Petrillo. Può essere un augurio anche per Chiara, quindi io direi che ora che mi è passato il nodo alla gola, chiudiamo con la canzone per Carlo, che sia anche un augurio per Chiara e perché no, per tutti quelli, come dice Papa Francesco, che dovremmo essere tutti, che si sentono chiamati a una strada, ognuno la Vero. propria, di santità. Che dici? Sì, assolutamente. Safira, questo è la strada dei miracoli. Safira, tu ci stai facendo innamorare sempre di più, ma soprattutto ti ringraziamo ovviamente per essere stata ospite con noi, perché sei una carissima amica, anzi, questa è la tua casa. Bentornata a casa. Bentornata nella tua casa. Anzi, siamo felicissimi della tua presenza, della tua amicizia. Questa è l'occasione per invitarti un'altra volta a tornare qui, perché tra l'altro possiamo dire, Beh, tra poco c'è The diciamo. Economy. Ecco, sì, ecco, abbiamo una sorpresa insieme a Safiria e a presto, molto presto, vi aggiorneremo su questa sorpresa, vero Che Safiria? c'è dentro anche Carlo Che poi. c'è dentro anche Carlo, esatto, le sorprese come vedete non mancano qui a Maria Vision e ad Assisi. Safiria, siamo andati ben oltre le Molto, molto aspettative, lunghi, come nostro ma solito. non poteva essere diversamente, perché le storie che ci hai raccontato, che vengono dal tuo libro, sono storie così belle, così straordinarie, che non possono non avere il tempo che gli abbiamo dedicato. Quindi io ti ringrazio per essere stata con noi, Grazie, Safiria, grazie che sei a voi, grazie sempre la Marco. benvenuta, Grazie. e grazie per questo lungo pomeriggio, grazie a Cristian e a Juan Pablo che hanno saltato il pranzo per noi, ma siamo felici perché la loro presenza silenziosa dietro ha permesso a voi che ci seguite da casa di vivere questo pomeriggio così intenso insieme all'amica e sorella Safiria. Grazie, grazie, grazie a voi. E allora la lancio io la canzone, quella che ha scritto Marco, così ci lasciamo con un grande respiro. Se ce l'abbiamo pronta nella regia, che dici Cristian, la possiamo mandare? Perfetto, mi dicono di sì. Grazie allora per essere stati con noi, grazie a voi per avermi ospitato ancora. E così ci riapriamo un attimo il cuore, perché prima c'è avuto un nodo alla gola, adesso Lo un riapriamo. attimo, ecco, lo riempiamo con le note di Marco, non io ma Dio. Grazie Safiria, grazie e buon pomeriggio.
persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare. Non ne ho mattino, non ne ho mattino, il corpo vivo e santo lo attrae, non esita a lasciarsi affascinare, e poi l'incontro con il suo Signore, ed un amore che lo fa cambiare. Non ne ho mattino, non ne ho mattino, è quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo, e Dio per noi, nel suo abito regale si è spogliato e fatto carne, Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo Padre è lo sguardo in se stessi, felicità è lo sguardo verso Dio. Non ne ho mattino, non ne ho mattino, tutti noi nasciamo originali, molti muoiono da fotocopie. Se il nostro sguardo è alto al Signore, è solo gioia che non può finire. Non io ma Dio, non io ma Dio, ed è il suo corpo che unisce cielo e terra e pervade il creato. Sarò presente tutti i giorni, questo è il corpo mio donato, io sono qui. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio in noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio in noi. Eucaristia, autostrada via.